Bentrovati a Momento Giallo. In questa puntata voglio parlare del Salone del Libro di Torino, quella manifestazione che è da 28 anni che si ripropone al Lingotto. È una manifestazione che è una fiera dove tutti gli editori hanno la possibilità di piazzare i propri stand, di presentarsi al pubblico e di mostrare quello che è nel loro catalogo o quelle che sono le proprie idee. È una manifestazione che mi è cara perché di solito trovo delle risposte a certe mie curiosità, perché ci sono occasioni di incontro con autori, perché si incontrano persone che altrimenti non si potrebbero incontrare, ma soprattutto perché lì si ha la possibilità di andare a curiosare fra le piccole case editrici, quelle che non hanno una grandissima visibilità. Oramai lo sappiamo, il mondo dell'editoria si sta seguendo le leggi della globalizzazione e fra un po' in Italia rischiamo poi di avere un solo editore o due. Sappiamo tutti cosa sta bollendo in pentola sulle grandi case editrici in una prossima fusione. Vabbè, ma lasciamo stare questo. Ci sono stato perché ho avuto la possibilità di incontrare dei vecchi amici. Qui cito Santo Piazzese, Antonio Manzini, Marco Malvaldi, Gaetano Savatteri, per citare quelli della casa editrice Sellerio, però ho avuto anche la possibilità di incontrare altre persone che mi è stato molto utile e poi bello conoscere. Nuovi autori come Francesco Recami, nuovi per me da un punto di vista fisico, sia chiaro, oppure Alessandro Robecchi, ma poi ho avuto anche la possibilità di incontrare per esempio Camilla Läckberg, Margherita Augero, Alessandro Peristinotto. Devo dire che sono stati 3 giorni emozionanti. Non ho solo medaglie da presentare, c'è stato anche qualche appuntamento mancato. Dovevo infatti andare a vedere Mura, Gianni Mura, e poi quando sono arrivato non c'era più possibilità di incontro. A Torino, al Lingotto, ci sono dei seminari, ci sono degli incontri, ci sono delle presentazioni. Va detto che anche qui c'è un po' lo specchio di quello che sta succedendo nel mondo tutto, degli incontri dove c'è il tutto esaurito, magari in sale da 400 persone. Per esempio per la Camilla Läckberg non c'era possibilità di entrata, dovevi presentarti mezz'ora prima, altrimenti e fare mezz'ora di 30 minuti di coda, e altri che invece non avevano neanche uno spettatore, e il luogo dell'incontro magari erano una decina di sedie intorno a un tavolino. Vabbè, sono le contraddizioni del mondo d'oggi. Io ovviamente sono andato a curiosare nelle piccole case editrici perché per diventare grandi bisogna essere prima piccoli, e poi perché se non le si va a vedere a Torino, dove le si va a vedere? Dico subito che sono stato molto colpito dalla Emmons, che fino all'altro ieri pubblicava solo audiolibri e che quest'anno si è buttata in un'avventura. Ha trovato un pertugio libero nel mondo editoriale, quello della giallistica tedesca, e ha pubblicato 3 titoli molto interessanti, ma avremo modo anche di parlare di questi nuovi 3 titoli. C'è stata un po' di delusione perché gli autori che sono più sulla cresta dell'onda in Germania non si sono visti a Torino. Penso a Jussi Adler-Olsen, che è pubblicato dalla Marsilio, e poi penso soprattutto al nostro Martin Suter, che con Montecristo, il suo ultimo libro, sta spopolando in Germania e che viene annunciato come prossimamente tradotto dalla Sellerio, invece a Torino non si è visto. Beh, è un po' un'occasione persa, io me lo sarei aspettato. A Torino poi ovviamente ho visitato anche le case editrici ticinesi, anche loro presenti, con la Rodò e la Casa Grande, e poi ho assistito a delle occasioni uniche. Non so, per esempio parlando con Massimo Carlotto siamo andati a finire a parlare del commissario della scrittura di San Antonio, che la EO propone, continua a proporre, e San Antonio ha un suo perché. Con Francesca Varotto della Marsilio ho potuto carpire una straordinaria novità che Henning Mankell non ha smesso di scrivere, nonostante la sua malattia, la sua grave malattia. Anzi, prossimamente arriverà un libro presentato come la continuazione di Scarpe Italiane, e per me Scarpe Italiane è uno dei libri più belli in assoluto che io abbia mai letto.
Lì ho potuto anche incontrare Zappella, il traduttore, il grande traduttore che collabora anche con Chiasso Letteraria. Devo dire che sono stati momenti molto interessanti e molto belli. Fra le novità che sono riuscito a sapere, a capire cosa posso aggiungere, che sono annunciati dei nuovi romanzi di Manzini e Malvaldi dalla Sellerio, che si è permesso una gran bella festa dedicata in memoria a Elvira, e qui c'è stato anche un intervento di Andrea Camilleri, un intervento video perché ormai Andrea Camilleri non si sposta più, che in Audi stile libero, quindi la parte romana, se vogliamo, sono agguerriti e vogliosi più che mai di strabiliare tutti con delle novità irrinunciabili, dico. E poi posso aggiungere che mi è molto piaciuto l'incontro-scontro, presunto scontro, tra Margherita Oggero e Alessandro Perissinotto. È un incontro motivato dalla difesa dei classici, e Perissinotto perorava Libera nos amalo, mentre Margherita Oggero il barone rampante, presenti in diverse classi delle medie o dei licei italiani. E devo dire che le argomentazioni sono state belle, bellissime, e Torino ha un valore anche per queste occasioni, e che anche da quello è scaturita una voglia di leggere. Ecco, il Salone del Libro di Torino mi è piaciuto molto perché ti dà una voglia di leggere, ti dà butta benzina sul fuoco dell'entusiasmo, e leggere non è mai tempo perso. Per concludere, e finisco davvero, De Giovanni non c'era, però è un grande battage pubblicitario che si sta muovendo. C'erano delle borsette dedicate a lui in esclusiva, dove si dice che in luglio ci sarà il nuovo Ricciardi. E con questa nuova informazione concludo qui. Vi ringrazio per l'attenzione e alla prossima. Grazie mille.